C'è rabbia e costernazione fra i volontari dell'ENPA dopo il ritrovamento della coppia di cuccioli abbandonati e congelati nelle campagne faentine, nei pressi del ponte all'inizio di via Merlaschio, a pochi chilometri dal canile comunale dove il cucciolo morto da assideramento si sarebbe potuto salvare se solo fosse stato lasciato in custodia ai volontari con una semplice rinuncia di proprietà. L'altro cucciolo di pochi mesi è ora in cura in una clinica veterinaria della città. Il prossimo bollettino sarà rilasciato 24 ore dal ritrovamento, quando potrà essere teoricamente stilata una prognosi. La notizia, pubblicata ieri nel tardo pomeriggio sul profilo dell'associazione faentina, è rimbalzata sui social network, attirando la rabbia di migliaia di cittadini. Increduli sono rimasti i volontari di fronte ad un gesto crudele quanto noncurante e stupido. Se i cani fossero stati abbandonati quantomeno in una zona abitata, sarebbero stati sicuramente ritrovati per tempo. Una denuncia verrà presentata alle forze dell'ordine in tempi brevi e l'ENPA nazionale ha già confermato che si costituirà parte civile se mai un giorno si dovesse trovare il responsabile e arrivare a processo. Sono stati i cani di un volontario dell'ENPA durante una passeggiata col padrone a trovare i due piccoli animali nella loro cassetta lasciata in un fosso con una piccola leggera coperta bianca. Paradossalmente, quest'anno gli abbandoni dei cani erano calati vistosamente, molti derubricati a rinuncia di proprietà effettuate ai due canili cittadini con gli animali lasciati in custodia ai volontari in sicurezza e senza nessuna conseguenza per i padroni che decidono di privarsene. La ricerca del colpevole da parte dei volontari è ora orientata anche ad un secondo obiettivo: trovare la madre dei due cuccioli, poiché l'animale dovrà essere sterilizzato, altrimenti, al prossimo calore, il padrone potrebbe andare incontro ad una nuova gravidanza indesiderata e abbandonare di nuovo i cuccioli o abbatterli. Chiunque avesse informazioni riguardo all'abbandono è quindi invitato a prendere contatti con l'associazione, che nel frattempo ha aperto una raccolta fondi nel proprio mercatino di Natale per le cure del cucciolo al momento scampato al decesso.